promette consolazione a tanti che sono affranti da disgrazie familiari, soprattutto di ordine economico. Promette pacificazione a quelli che non sono in pace, ma vogliono riacquistare la pace e vogliono riconciliarsi. E il Signore promette benessere spirituale, sollievo anche fisico a tanti malati. La volontà di Gesù è quella di liberarci, di guarirci, di consolarci. Noi siamo quelli che lo abbiamo seguito e questa mattina Egli vuole ancora guarire, liberare, consolare, aiutare. Ecco perché ci presentiamo al Signore, presentiamo le nostre angustie, presentiamo le nostre difficoltà, presentiamo le nostre infermità, nella sicurezza che Gesù sta passando. Gesù passa in questo momento in mezzo a noi, si fermi davanti a ciascuno di noi, lasciamoci toccare da Lui, lasciamoci guardare negli occhi da Lui, lasciamo che la sua mano ci carezzi i capelli, si posi sul viso e il suo amore scende dentro di noi. Qualche cosa cambierà, perché il Signore non passa in vano. È il momento del passaggio del Signore. Gli angeli santi stanno sgombrando la via perché Egli passa. Passa tra le file, passa e tocca ciascuno di noi. È il momento del passaggio del Signore. Presentiamoci noi al Signore con le nostre ferite, con i nostri pesi, con i nostri guai. Lasciamoci toccare dal Signore, guardare dal Signore in questo momento. È il momento di grazia. Egli vuole guarirci, vuole liberarci, vuole consolarci. Lui è il Signore. Gesù passa. Ecco, io sto toccando la tua vescica. Grazie, Signore. E tu sei guarita in questo momento. Sto toccando l'ovaio che ha una ciste e sei guarita. Grazie, da questo male. E sto toccando il tuo cuore palpitante. Grazie. Le tue coronarie. E tu vieni guarita nel tuo cuore. Sto toccando uomini, i tuoi reni. Sto bombardando un calcolo che ottura il tuo retere. Ed io ti guarisco
malata. Signore Gesù, continua a guarire. Ecco, il Signore sta guarendo, sta toccando il sangue di 3 persone, il sangue in petto, le piastrine si riaggiustano e anche le transaminasi ritornano alla norma, perché io sono il Signore, padrone delle piastrine, sono il padrone delle cellule. Io dico a una cellula: spostati, moltiplicati, distruggiti, e tutto obbedisce alla mia voce. Io sono il Signore. Ecco, io ti tocco il tuo ginocchio claudicante e tu puoi camminare. Sciolgo le tue braccia in questo momento e puoi alzare speditamente, e la tua schiena si raddrizza. I tuoi dolori cessano in questo momento. Glorifica il tuo Signore, agita le tue braccia, dondolati, perché io ti ho toccato, e giubila nel tuo Signore. E quando andrai a casa, tua donna, troverai tua madre molto migliorata. Tu hai stentato a venire qui, l'hai lasciata, ma la troverai meglio e sorridente. Signore sta guarendo tanti, è il momento della guarigione dei presenti. Invocate il Signore, il momento di grazia. Ci sono quasi 20 guarigioni che il Signore ha nelle mani e vuole farle scendere su ciascuno di noi. Chiedete, chiedete, smuovete le braccia del Signore. Il Signore farà scendere queste guarigioni su di voi. Ridate Gesù, ridate Gesù. C'è un tumore, il Signore dice: certo guarirai, certo guarirai. Dice il Signore Dio di Davide tuo padre, ho ascoltato la tua preghiera e ho visto le tue lacrime. Ecco, io aggiungerò alla tua vita 20 anni. Un uomo che aveva pronosticato poche mesi di vita avrà ancora prolungate di parecchi anni la tua esistenza, perché il Signore ha parlato. Gesù, tutti, tutti. Gesù, 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 Gesù. Soprattutto gli increduli devono gridare il nome di Gesù. Gli increduli, quelli che non credono a questa sua parola. Alzati e cammina, dice il Signore. Alzati e cammina, dice il Signore. Sei mezzo morto e sei risuscitato. La mia potenza è scesa su di te. Alzati e cammina, eri mezzo morto. E adesso gli apri i tuoi occhi. Ravvivo il tuo cuore, le mani rinverdite, le robustisco le mani piatte, le ginocchia vacillanti. Arrendiamoci al suo amore, arrendiamoci.
sei l'unico mio salvatore. Io credo, Gesù! Io credo!
Amen. Sono in mezzo a voi, Salvatore potente, e adesso pregate per i vostri fratelli, per quelli che sono lontani, per quelli che attendono, pregate per i vostri fratelli, perché le mie mani sono piene di grazie anche per loro. Amen. O Gesù, hai ascoltato tutte queste nostre preghiere per i fratelli e le sorelle assenti. Anche a loro tu volgi lo sguardo e anche a loro tu mandi la tua parola che guarisce. E noi ti ringraziamo, Signore, perché il tuo cuore palpita per tutti e oggi vuoi fare grazia e misericordia per noi. Ma ti ringraziamo in maniera particolare perché c'è una donna che languisce in un letto. Nessuno la consola e tu vieni a sollevarla e in un letto, in una casa quasi sola, essa si sente sollevare da una mano misteriosa, si mette in piedi e verrà a ringraziare te, oh Signore. Ti ringraziamo, Signore, perché la tua mano è sui nostri bambini, hai compassione dei bambini. Più di quanto non le hanno i genitori e i grandi. I bambini sono tuoi e tu vuoi guarire alcuni bambini qui presenti. Signore, noi ti ringraziamo perché la tua mano si posa sui bambini. Ti ringraziamo perché c'è una gastrite che dura da tempo e che tu guarisci in questo momento. Tu, Signore, dai da mangiare un bambino che non ne voleva sapere e la sua gola si apre e adesso mangerà. Tu stai guarendo un bambino da una malattia di pelle. Ti ringraziamo, Signore, per quello che stai facendo. E adesso, Signore, ti ringraziamo per tutto quello che stai continuando a fare durante la Santa Messa. Ti benediciamo, Signore, e vogliamo unirci adesso tutti insieme per un grazie solenne nell'offrire a te il pane e il vino che diventeranno il tuo corpo e il tuo sangue. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fratelli e sorelle, siamo ancora nell'ambito della festa della presentazione di Gesù al Tempio e della purificazione di Maria, nostra Madre. Maria, per obbedire alla legge, si presenta al Tempio per essere purificata secondo le prescrizioni legali. Una mamma che aveva un bambino o una bambina si presentava al Tempio per essere purificata prima di essere ammessa nel consorzio civile e religioso. Maria non aveva bisogno di purificazione, aveva concepito virginalmente aveva partorito il figlio e quel figlio era Dio. Quel Dio che santifica ogni cosa, che l'aveva santificata con la sua presenza. Eppure Maria, obbediente alla legge di Dio, va per essere purificata, si mescola con le altre donne, con le altre peccatrici e chiede la purificazione.
ma Maria compie un mistero. Essa è la madre di tutti. In quel figlio ci siamo tutti noi. Il figlio è santo, ma gli altri figli non sono santi. E Maria, presentandosi al Tempio per essere purificata, chiede la purificazione di tutti i suoi figli. Siamo noi in Maria che abbiamo bisogno di purificazione, ed è Maria che, presentando Gesù al Padre, chiede la purificazione di tutti i suoi figli, che sarebbero stati redenti dal sangue dell'agnello. Tutto questo noi viviamo nel mistero, e nella forza del mistero questa mattina noi, insieme con Maria, presentati da Maria, siamo qui nel Tempio del Signore e chiediamo la purificazione dei nostri peccati. Padre del Cielo, Maria nostra Madre ci presenta a Te per essere purificati. Scenda la purificazione del Tuo Spirito su di noi. Purifica, Padre del Cielo, le nostre menti, i nostri cuori, le anime nostre, i nostri corpi. Lavaci da tutti i peccati, perché abbiamo bisogno di questa purificazione per vivere la nostra vita cristiana. Spirito di Dio, Sergio Spirito di Dio, manderò lo Spirito e sarete purificati, vi aspergerò di acqua pura, sarete mondati dei vostri peccati. Scendi pioggia dal cielo, purificaci dai nostri peccati. Scendi rugiada luminosa dal cielo, lava la nostra mente, il nostro cuore, le nostre vesti. Rugiada divina scendi, rugiada luminosa scendi dal cielo. Madure anina naio le muie rodono, nukiri anaye luani anaio re lusso, shirini anai maiara nina noie lani ano re luani ano, erina rinange ma naio liano roro. Spirito di Dio, sei sceso su di noi, matura dentro di noi sentimenti di dolore dei nostri peccati, desideri intensi di purificazione. Spirito di
Dio opera dentro di noi quella purificazione di cui abbiamo bisogno. E Maria, nostra madre, che implora a te, Spirito Divino, di scendere e di purificare. Siamo tutti immondi davanti a te, o Padre. Purificaci, perché la nostra oblazione possa essere monda davanti a te, perché possiamo essere davanti al tuo altare come sacrificio puro offerto a te. Tu disdegni qualunque sacrificio immondo, e noi dobbiamo essere sacrificati a te oggi, insieme con Cristo tuo Figlio. Padre del cielo, manda la rugiada luminosa dal cielo, manda il tuo spirito purificatore, manda il tuo spirito purificatore, e Maria nostra madre che implora, manda il tuo spirito di purificazione, benedice il tuo spirito di purificazione nelle nostre menti, nei nostri cuori, nei nostri occhi, nelle nostre orecchie, nella nostra bocca, in tutto l'essere nostro, perché siamo purificati dei nostri peccati. Noi che siamo stirpe santa, sacerdoci eletto, noi che siamo i tuoi consacrati. Vogliamo invocare, o Signore, il tuo sangue preziosissimo su tutti noi, su questa assemblea, perché il tuo sangue preziosissimo, Signore, scenda su ognuno di noi. Passi, o Signore, in mezzo a noi la potenza del tuo spirito, ma il tuo sangue ci venga a liberare, o Signore. Sangue di Gesù, liberaci! Sangue di Gesù, guariscici! Crediamo con tutto il cuore. Sangue di Gesù, sangue di Gesù, vieni. Sangue del Figlio di Dio. Gesù, liberami. Sangue di Gesù, le nostre famiglie dove c'è tanto peccato, lava le nostre famiglie, lavaci, lava i nostri gruppi, lava le nostre case dal peccato, lava i nostri ambienti, lava i nostri cuori, sangue di Gesù, sangue di Gesù, sangue di Gesù, scendi su di noi, lavaci, purificaci. Sangue di Gesù, lavaci. Sangue di Gesù, lavaci. Spirito di Gesù, scendi su di noi. Spirito di Gesù, scendi su di noi. Spirito di Gesù, tocca i nostri cuori. Gesù, tocca i nostri cuori. Passa in mezzo a noi, Signo di Gesù, passa in mezzo a noi. Il sangue dell'agnello sparso per noi che purifica dei nostri peccati. Egli è il sacerdote eterno che offre per noi e per tutti gli uomini il sangue che purifica da ogni peccato.
gli olocausti sacrifici non ti sono piaciuti, tu mi hai dato un corpo che te lo offro. Sangue di Gesù lava il sangue innocente, sparso nelle nostre città, il sangue delle culle, il sangue dei bambini innocenti, sparso per i nostri peccati, sangue di Gesù, lava il sangue che abbiamo sparso, il sangue degli innocenti, il sangue degli uccisi, il sangue di coloro che credono al Padre, sangue di Gesù, scendi a purificarci dei nostri peccati, lava questa nostra città, da tutti i delitti, da tutti i peccati, da tutto il sangue sparso, lava tutti noi, sangue di Gesù, dei nostri peccati, delle nostre connivenze, sangue di Gesù, lavaci. Gridiamo a Dio, Rachele piange i suoi figli perché non ci sono più. Consolati Rachele, perché il sangue sparso non è stato vano. Ecco il sangue della purificazione sparso con l'issopo su di voi, vi purifica dei vostri peccati. Piangete i vostri peccati, i peccati dei vostri figli e dei vostri padri, e la mia misericordia scenderà su di voi. Il sangue del mio figlio vi laverà di tutti i vostri peccati. Sangue di Gesù, perdonaci. Thank you.
lontane. Mormoriamo questo canto senza parole, mormoriamolo. Noi in questo momento contempliamo la Vergine Madre che offre al Padre il suo Figlio, lo innalza con le sue mani purissime e santissime. Madre, tu offri il tuo Figlio al Padre nostro dei cieli, per i misfatti dell'uomo, per i nostri peccati. Gesù paga per tutti. Grazie Gesù perché paghi per tutti. Grazie Gesù perché tu offri al Padre i nostri peccati, le nostre miserie, le nostre debolezze, che tu in questo momento irradi la tua luce sui fratelli, su noi che siamo qui presenti, ci avvolgi con la tua luce, con la tua santità, col tuo Santo Spirito, per le mani di Maria, noi vediamo la luce che è in alto, Gesù il Salvatore, Gesù ti guarisce le nostre ferite, le nostre infermità, noi gettiamo tutto nel tuo cuore Gesù. La ferita del tuo costato, ecco i fratelli che gridano a te, oh Signore, e quei fratelli gettano in te la loro angoscia, le loro malattie, le loro tentazioni, le loro cadute. Padre che dell'agnello immolato sulla croce, fai scaturire sorgenti dell'acqua viva, purifica il tuo popolo, Signore. O Cristo che rinnovi la giovinezza della Chiesa, nel lavacro dell'acqua con la parola della vita, purifica il tuo popolo, Signore. O Spirito che dalle acque del battesimo ci fai risorgere come primizie dell'umanità nuova, purifica il tuo popolo, Signore. O Dio, che raduni la tua Chiesa, sposa il corpo del Signore, benedici il tuo popolo e ravviva in noi per mezzo di quest'acqua, per la gloriosa nostra Madre che oggi si è purificata e ha presentato Gesù al Tempio. Ravviva in noi, tuoi figli, il gioioso ricordo della nostra presentazione a te, rinnova la grazia del battesimo, te lo mandiamo per Cristo nostro Signore. Amen. Voi siete stirpe eletta, popolo santo e sacerdoti re, proclamate le meraviglie del Signore, egli ha vinto le tenebre del male, e vi è chiamato alla sua santa luce. Amen. Amen. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, guardi i tuoi fedeli riuniti in questo giorno in cui celebriamo la presentazione al Tempio del tuo unico Figlio fatto uomo, e concedi anche a noi di essere presentati a te pienamente rinnovati nello Spirito, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal primo libro dei Re. In quei giorni Salomone andò a Gabon per offrirvi sacrifici,
perché ivi sorgeva la più grande altura. Su quell'altare Salomone offrì 1000 olocausti. In Gabaon il Signore apparve a Salomone, in sogno durante la notte gli disse: chiedimi ciò che io devo concedere. Salomone disse: tu hai trattato il tuo servo Davide, mio padre, con grande benevolenza, perché egli aveva camminato davanti a te con fedeltà, con giustizia e con cuore retto verso di te. Tu gli hai conservato questa grande benevolenza e gli hai dato un figlio che sedesse sul trono, come avviene oggi. Ora, Signore mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide mio padre. Ebbene, io sono un ragazzo, non so come regolarmi. Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che ti ha scelto, popolo così numeroso che non si può calcolare né contare. Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Perché chi potrebbe governare questo tuo popolo così numeroso? Al Signore piacque che Salomone avesse domandato la saggezza nel governare. Dio gli disse: perché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te né una lunga vita, né la ricchezza, né la morte dei tuoi nemici, ma hai domandato per te il discernimento nel giudicare? Ecco, faccio come tu hai detto. Ti concedo un cuore saggio e intelligente. Come te non ci fu alcuno prima di te, né sorgerà dopo di te. Ti concedo anche quanto non hai domandato, cioè ricchezza e gloria come nessun re ebbe mai. Parola di Dio. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che aveva fatto e insegnato, ed egli disse loro: venite in disparte, in un luogo solitario, e riposatevi un po'. Era infatti molta la folla che andava e veniva, e non avevano più neanche il tempo di mangiare. Allora partirono sulla barca verso un luogo solitario, in disparte. Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città cominciarono ad accorrer là ai piedi, e li precedettero. Sbarcando vide molta folla e si commosse per loro, perché erano come pecore senza pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Parola del Signore. Ecco la folla che accorre, sta attorno a Gesù. Gesù ha invitato gli apostoli a seguirlo in un luogo deserto per riposarsi. Voleva dare una pausa al lavoro apostolico. Tanta gente veniva, non aveva neanche tempo di accoglierli. Gesù non aveva più tempo e gli apostoli con lui. Allora Gesù: venite in disparte, in un luogo deserto, riposiamoci un poco, voglio parlare al vostro cuore. Ma la folla capì, e per vie traverse, per scorciatoie, si trovò là dove Gesù arrivò, una gran folla di gente, e Gesù ne ebbe compassione, erano come pecore senza pastore.
questa sottolineatura che troviamo nel Vangelo è interessante per noi. Tutta quella gente aveva dei pastori. Israele era ben organizzato. C'erano le 24 classi sacerdotali. C'erano i sommi sacerdoti, il sinedrio, il culto inappuntabile nel tempio, il sacrificio mattutino e vespertino. C'erano gli scribi che insegnavano, c'erano le scuole teologiche di Shammai e di Hillel. Tutto era ben organizzato. Eppure Gesù dice che sono pecore senza pastore. Non è tanto la struttura, non è tanto l'organizzazione che raggiunge il cuore dell'uomo. Le strutture possono fare ordinamento esteriore. Le strutture possono incanalare, dividere, possono favorire l'azione, ma non possono sostituire l'azione. Questa scende dall'alto, questa viene dal cuore, viene da Dio, perché noi siamo il gregge di Dio, le pecore del Signore. E le pecore del Signore hanno bisogno del Signore, hanno bisogno della dottrina del Signore, dell'amore del Signore. E Gesù, che conosce la fame e la sete di quella folla, Gesù che conosce tutte quelle pecorelle, piange nel suo cuore, perché sono pecore senza pastore. Tanti pastori, ma nessun pastore. Perché mancava il cuore, mancava l'amore. Gesù ha il cuore aperto, egli ha la conoscenza dei bisogni di ciascuno. E non parla personalmente, non parla alle folle, ma parlando alle folle, parla a ciascuna persona, a ciascuna pecorella. Fa arrivare a ciascun cuore la sua parola, quella che svela la verità, quella che muove, che consola, che compunge, che converte. L'unico vero pastore è Lui, ed è Lui che questa mattina è qui, davanti a questa folla. Qui abbiamo il luogo ampio, qui abbiamo tante persone che parlano, c'è anche il sacerdote che parla, ci sono quelli che animano la preghiera, ci sono quelli che cantano, ma c'è uno in mezzo a noi, che è il vero pastore, colui che raggiunge i cuori di ciascuno, colui che si interessa della singola persona, colui per i quali noi non siamo degli innominati, ma siamo persone con nome e cognome, con tutti i connotati. Io vi conosco uno per uno, dice il Signore. E a ciascuno di noi dice, io ti scruto e ti conosco, so quando siedi e quando cammini, tutto mi è noto della tua vita, io ti vengo incontro, io Salvatore potente, io tuo pastore, tuo Signore. Fratelli e sorelle, Gesù in questo momento ci raggiunge tutti, uno per uno,
e parla a ciascuno di noi, parla agli anziani, a ciascuno degli anziani, come hai condotto la tua vita, hai protratto i tuoi giorni fino a questo momento, io ti ho dato spazio di vera e fruttuosa penitenza, approfitta ancora dei giorni che ti do per comprendere con la sapienza del cuore quello che è necessario alla vita. Hai sperimentato il fallimento di tante tue iniziative, hai sperimentato l'amarezza della vita, ormai un briciolo di sapienza è sceso dentro il tuo cuore. O anziano, comprendi il dono che ti ho fatto di una vita che si è prolungata. Tanti tuoi coetanei sono morti, ma tu sei vivo, e grazie mia per comprendere, e grazie mia perché tu possi nei giorni che ti restano compiere opere di penitenza, convertirti sinceramente, camminare nella mia strada, prepararti al mio incontro che determinerà la tua esistenza eterna. O anziano che sei qui, o uomo maturo negli anni, ringrazio il tuo Dio perché ha protratto i tuoi giorni. È stato un suo dono la vita che ti ha dato. Profitta di questi giorni, convertiti completamente a Lui, arricchisciti di sapienza, arricchisciti di opere buone, produce ancora frutti nella tua vecchiaia, perché l'albero che è piantato lungo un corso d'acqua fruttifica sempre. La mia grazia ti investe, ancora puoi fare frutti degni della vita eterna, moltiplica le tue opere buone, moltiplica la tua carità, sii più saggio, più attento, cammina nella mia strada, servimi ancora con cuore sincero, e io ti accoglierò un giorno nella casa di mio padre. Parlo a te, uomo maturo negli anni, ma ancora vegeto. Parlo a te, uomo di mezza età, donna di mezza età. Parlo a te, perché non ti seduca ancora il mondo che ti sta attorno. Hai provato l'amarezza del mondo, l'inganno degli uomini, l'insidia del maligno. Sei in grado di valutare il bene e il male. Dirigiti verso il bene ed evita il male. Il periodo bello per produrre è la tua estate, per produrre produci frutti degni di penitenza, frutti per il regno del cielo. Aiuta la tua famiglia, aiuta tutti quelli che ti stanno attorno, aiuta il tuo prossimo, sera la casa del Signore. Sei il bene di tutti i tuoi fratelli, sii d'esempio a tutti, incita tutti a compiere il bene ed evitare il male. Io ti chiamo a quest'opera, uomo maturo, donna matura, facci affidamento su di te per cambiare il volto alla società, e parla a voi giovani, a voi ragazzi e ragazze, tormentate dal maligno. Parla voi che siete forti, perché avete vinto il maligno. Ma il maligno sta sempre vicino a voi, pronto a insidiare, pronto a mordere. State vigilanti. Trovate nell'Eucaristia la vostra forza. Trovate nella penitenza il lavacro giornaliero per purificarvi dei vostri peccati. Trovate in voi la forza divina che vi fa andare avanti. Siate fieri del mio nome,
perché chi si vergognerà di me davanti agli uomini, di lui io mi vergognerò davanti alla faccia del Padre mio. Faccia affidamento su di voi, giovani e giovani, perché possiate camminare con la testa alta e annunziare il mio nome. Io vi ho dato un nome eterno, un nome meraviglioso. Siate orgogliosi di questo nome, siete cristiani, portate il mio nome sulla fronte, avete il sigillo mio, il marchio mio, sul vostro braccio, operate il bene. A voi tutti, io parlo, voi anziani padri, voi uomini maturi, voi donne di famiglia, voi giovani e giovani, voi siete la folla che state attorno a me, ma in questa folla ci sono persone e siete voi. Io vi raggiungo uno per uno in questo momento. Io vi amo, sono il vostro Dio che vi ho creato e voglio salvarvi tutti, nessuno escluso. Oggi si è ascoltata la voce del vostro Dio. Non vogliate indurire i vostri cuori. Camminate nelle vie del Signore e il vostro Signore sarà con voi. Sì, Signore Gesù, tu stai parlando al cuore di tutti. Stai parlando al cuore di Gerusalemme, perché il tuo cuore brucia d'amore. C'è tanta morte attorno a noi. C'è tanta tenebre attorno a noi. C'è tanto odio attorno a noi, ma noi, Signore, siamo quelli della vita, gli uomini della vita. Noi siamo gli uomini della luce, noi siamo gli uomini nuovi che tu hai riscattato con il tuo sangue. Signore Gesù, eccoci qui, noi ascoltiamo la tua parola e la vogliamo mettere in pratica. Noi ti seguiremo dovunque tu vai, perché tu solo hai parola di vita eterna. E adesso, Gesù, dacci la gioia di stare con noi. Nutrici ancora con la tua parola, ma nutrici col tuo corpo e col tuo sangue, perché noi possiamo camminare nel sentiero della vita e vincere tutte le battaglie. Signore Gesù, il mondo ci assale, il maligno ci ordisce insidie, la carne debole. Signore Gesù, da ogni parte noi sentiamo la tentazione, la lotta è dura, la battaglia è lunga, ma noi, Signore, confidiamo in te, confidiamo nella tua forza, nella tua presenza, nel tuo sangue sparso per noi. Signore Gesù, eccoci qui, siamo la folla attorno a te, ma siamo uomini e donne con il nostro nome. Scrivi il nostro nome nel libro della vita. Vengono gli angeli santi e mettono il nostro nome all'anagrafe della vita eterna, in modo che dopo il passaggio terreno, tutti, come siamo qui riuniti, possiamo essere riuniti nella casa di tuo Padre e continuare con gli angeli e con i santi il canto di amore eterno. Amen. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo regno, Tua potenza, la tua gloria. E con esso deponiamo i piedi di Gesù e il comando del Signore. I nostri cuori, i nostri livori, le nostre angosce, le nostre stizze, i nostri odi, i nostri dissensi, tutto ciò che tormenta il cuore, deponi nei piedi le tenebre del tuo cuore. Deponi nei piedi
egli vuole che ti distrugge. Svuoti il tuo cuore davanti a me. Tendi le mani al tuo fratello. Riconciliati col tuo fratello e con me. E la mia pace scenderà nel tuo cuore. Non ricusare l'offerta che io ti faccio. Svuoti il tuo cuore ed io lo riempirò di me e nessuno più ti turberà. Alak mayana kaira anako. Svuotalo di te, lo riempirò di me. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Cambiate la mia pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono degno di partecipare. Signore, tu ancora ci ammonisci, tu ancora ci guarisci. Signore, ti ringraziamo perché hai operato tante consolazioni questa mattina in mezzo a noi. Ti ringraziamo anche perché hai messo mano alla gola di una persona. Hai messo mano ai reni per una nefrite, hai messo mano alla cistite che è scomparsa, e adesso stai guarendo un'emorragia di una donna che dura da 7-8 giorni. Ti ringraziamo, Signore, perché hai toccato i polmoni per un'infezione apicale, e hai toccato anche i lombi, lombo destro di una persona, il lombo del polmone, e stai guarendo questa persona. Ti ringraziamo di tutte le altre grazie che stai raggiungendo in questo momento, e ti vogliamo dire grazie di tutto, Signore. Grazie. Ammoniscici, oh Signore, e consolaci, oh Signore. Per un uomo c'è questa parola. Per l'iniquità dei tuoi guadagni mi sono adirato, ti ho percosso, mi sono nascosto e mi sono sdegnato. E tu, voltandoti, te ne sei andato per le strade del tuo cuore. Però io ho visto le tue vie, sei tornato e voglio sanarti, guidarti e offrirti consolazione. E poi a tutti il Signore dice, ai miei afflitti io pongo sulle labbra pace, pace ai vicini e pace ai lontani, dice il Signore. Io vi guarirò. C'è un'altra parola di Luca. Il Signore si interessa soprattutto delle cose spirituali, non delle cose materiali. Guardatevi e tenetevi lontano da ogni cupidigia, perché anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende dai suoi beni.
e poi porta la parabola della campagna di un uomo ricco che aveva ammassato tanti tesori, aveva allargato i suoi granai, ma nella notte venne una voce e l'angelo della morte che diceva: adesso la tua vita se ne va, stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita, e quello che hai preparato di chi sarà? Così è di chiunque accumula tesori per sé e non arricchisce davanti a Dio. Il Signore non vuole la cupidigia, vuole soltanto il necessario. Quanto più uno possiede, tanto più è irretito, prigioniero delle cose. Se uno vuole la libertà interiore, contentiamoci di quello che il buon Dio ci dà. È il superfluo, dice il Signore, dato ai poveri. Ci sono tanti poveri in mezzo a voi e vi acquisterete la vita eterna. Signore, riserva una particolare benedizione per i bambini, per i due bambini che stanno nel grembo della loro madre e per tre bambini che dentro il mese verranno ad abitare nel grembo della madre. Il Signore benedice queste mamme, due che portano il bambino e altre tre che rimarranno incinte durante il mese. Gesù liberatore libera un prigioniero, c'è una persona che è sotto processo, vince il processo, vince la causa e viene liberato. Un'altra persona viene scagionata dalle accuse prima di iniziare il processo. Grazie Signore Gesù. Un uomo, una donna e un bambino. E così su queste tre persone metteremo alla gola le due candele con il nastro, invocando la benedizione di Dio per San Biagio. San Biagio è il protettore della gola. Abbiamo la gola spirituale e quella materiale. Che il Signore ci liberi dai mali di gola e ci liberi dai mali di lingua, ossia delle cattive lingue. Signore ci dia la grazia di non parlare mai male di nessuno, perché questo è il grande danno che nuoce all'uomo. La lingua è un piccolo membro, dice San Giacomo, ma quanto incendio produce. È l'inferno la lingua, la fiamma dell'iniquità, il tizzone dell'inferno. Sono parole della scrittura. Che il Signore ci conservi di buona lingua e ci guardi dalle cattive lingue. Ma il Signore guarisca anche la gola di alcune persone. Noi facciamo questo rito così implorando la protezione di San Biagio, protettore della gola. Lo faremo su tre persone, ma in queste tre persone il Signore toccherà la gola di tutte. Vediamo, venite tre persone, un uomo, una donna e un bambino. Liberi il Signore dal mal di gola e da ogni altro male, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Per l'intercessione di San Biagio, vescovo e martire, ti liberi il Signore dal male della lingua e ogni altro male, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Per questa santa unzione e la sua vissima misericordia, ti liberi il Signore dal mal di gola e ogni altro male, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Dio che hai esaudito l'ardente attesa di San Simeone, compi in noi l'opera della tua misericordia. Tu che gli hai dato la gioia di stringere tra le braccia, prima di morire il Cristo tuo figlio, concedi anche a noi con la forza del pane eucaristico di camminare incontro al Signore per possedere la vita eterna, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. E adesso, fratelli e sorelle,